Fortuna fanno dei Cesari ancora più spettacolari di quella della passata stagione. Alla sua riedizione dopo anni di oblio è richiesta a gran voce dai fanesi. Torna quest'anno, forse gratis, per l'ultima volta, dato che una così vasta organizzazione necessita di un budget sempre più corposo per poter essere fatta a questi livelli, e gli organizzatori, sulla scorta del carnevale, non fanno mistero di pensare a un ingresso a pagamento. Per intanto quella che a partire da lunedì prossimo ci apprestiamo a vivere sarà una settimana intensa ed articolata, dove la romanità fanese verrà affrontata non solo con gli immancabili momenti rievocativi, con gli accampamenti, le sfilate in costume, i giochi e il culmine della manifestazione, domenica 14 luglio con la spettacolare corsa delle bighe nello splendido salotto del Pincio, sotto l'austero sguardo della statua di Cesare Ottaviano Augusto, ma anche attraverso conferenze su Vitruvio, o su costumi e le usanze ed i vizi dell'antica Roma, o anche performance teatrali. La settimana della romanità è qualcosa di suggestivo, è un ritorno al nostro passato, alle nostre origini, ma soprattutto anche un momento di conoscenza della storia romana di cui Fano è ricca e da dove arriva. Ha avuto la capacità di contaminare tantissime persone, direi quasi tutta la città. Ogni angolo della città sarà coinvolto, dal centro storico alla Sassonia, al Pincio, dove ci saranno accampamenti e ricostruzioni militari, ma anche lungo il corso con i negozi a tema e la ricostruzione di una casa dei gladiatori, con il coinvolgimento che è possibile attraverso tante associazioni e volontari. Così tante associazioni tutte insieme unite, ognuna specializzata in una parte di questo evento, per far sì che questo evento riesca in una maniera spettacolare come lo scorso anno e perché no magari meglio. Fanum Fortune, per impatto mediatico e promozione territoriale, è entrata subito nell'area protettrice della Regione Marche. Abbiamo la consapevolezza che siano eventi non solo di promozione turistica ma anche di accoglienza. Eventi che fanno spettacolo sono un'occasione per mettere in vetrina le bellezze che questa nostra regione ha, che cresce dal punto di vista turistico. A conferma di quanto sia stata subito una edizione che ha fatto parlare di sé nel mondo delle rievocazioni storiche, l'eco del suo sfarzo ha varcato i confini nazionali, tanto da arrivare alle orecchie degli organizzatori di una manifestazione sulla romanità tra le maggiori d'Europa, quella che si fa a Nîmes in Francia. Le Grand Jeux Romaines con Fanum Fortune suggelleranno un patto d'amicizia dove noi cercheremo di dare valore durante la manifestazione alla loro manifestazione, e al contempo loro cercheranno di dar valore alla nostra Fanum Fortune. Quindi uno scambio promozionale veramente importante.